Salve a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Storie dal Vecchio Mondo. Anche in questa puntata proseguiamo l'epopea dell'eresia di Horus attraverso gli occhi delle legioni che ne sono state le protagoniste. In questa puntata in particolare ci concentreremo su una legione che ha trasversalmente attraversato tutti i maggiori eventi della Grande Crociata, dell'eresia di Horus, sino ad arrivare nel 41esimo millennio ad essere la legione, o meglio, il capitolo egemone di tutta la storia imperiale. Ossia la 13ª delle legioni Astartes di Ultramarine, capitanati dal loro primarca Robot Gilliman. La storia della legione degli Ultramarine, così come tutte le legioni sorelle, inizia nei laboratori sulla Sacra Terra, dove l'imperatore e il suo entourage di tecnogeomanti e cultori del seme genetico avevano dato inizio al progetto Legiones Astartes, la forza militare con la quale l'imperatore intendeva conquistare nel nome del genere umano l'intera galassia. Il seme genetico della legione contrassegnata col numero 13 venne impiegato negli stadi più avanzati della conquista della Terra e quindi non prese parte, i guerrieri della 13ª legione non presero parte agli eventi finali delle guerre di unificazione, ma vennero impiegati in larga parte nella conquista del sistema solare, affiancando la 16ª legione, in particolare nell'assalto ai laboratori sulla Luna. I guerrieri della 13ª legione vennero reclutati in particolare tra le famiglie nobili e l'alta aristocrazia dei tiranni della Terra che erano stati conquistati dai Thunder Warrior negli ultimi momenti delle guerre di unificazione. E questo diede ai guerrieri della 13ª il nome di, prima di essere poi rinominati, il nome di Warborn, nati nella guerra. Con questi guerrieri a proprio comando, l'imperatore e il suo figlio prediletto Horus Lupercal si lanciarono nella conquista del sistema solare. Il fatto della legione, come molte altre legioni all'interno dell'eresia, cambiò drasticamente quando la stessa venne riunita al loro primarca. La storia di Robot Gilliman rappresenta un'eccezione nella storia spesso travagliata dei vari primarchi delle legioni Astartes, in quanto, a differenza di tutti quanti gli altri, la capsula di atterraggio di Robot Gilliman ebbe la fortuna di cadere sul pianeta di McRage. Il pianeta di McRage, o meglio, il sistema di McRage e i 500 mondi che compongono il sistema di Ultramar è una piccola oasi felice all'interno del tumultuoso universo di Warhammer 30.000. Infatti, il pianeta nelle propaggini orientali della frangia orientale, appunto, si trovava a distanza tale da essere raggiunto dai coloni imperiali all'inizio dell'espansione umana attraverso le stelle e quindi era già stato profondamente colonizzato sin dagli albori delle spedizioni interstellari. Stranamente, rispetto a tutti gli altri pianeti che durante l'oscura era della tecnologia erano regrediti ad un livello simile medievale, la società di McRage del sistema di Ultramar riuscì a rimanere indenne e a scampare i peggiori orrori della lunga notte e dell'oscura era della tecnologia, mantenendo stretti contatti commerciali tra i vari pianeti e riuscendo a sviluppare il commercio, le arti e le forze militari senza interruzioni. E quindi rappresentava un sistema dotato di una potenza militare ed economica oltre che un ricordo storico dagli albori della civiltà umana. Il sistema, tutti i 500 mondi che componevano il sistema di Ultramar erano governati dal trono di McRage, sulla quale sedevano in contemporanea due re guerrieri: Conor, il re guerriero amato dalla popolazione, e Gallan, il suo collega e coreggente dell'impero di Ultramar. Fu in queste circostanze che Conor, durante un sogno premonitore, divinò la presenza del primarca Robot Gilliman, caduto su quelle che poi diventeranno note come le Montagne di Hera e sulla quale nel futuro sarà costruita la Fortezza della Correzione e principale palazzo di Robot Gilliman. Conor, appunto, divinò la presenza di questo bambino che lo chiamava a sé
prese una piccola scorta armata e si diresse verso le cascate di Hera, dove trovò, all'interno di un arcano meccanismo, un bambino infante. Lo riportò a casa e lo battezzò Robot Gilliman. Il bambino crebbe alla velocità innaturale con la quale tutti i primarchi crescevano e venne affidato alle amorevoli cure della madre di Robot Gilliman, Tarasha Euten. Ed è questo un dato straordinario, unico, in quanto è l'unica figura femminile che viene ricordata all'interno della confraternita dei primarchi. Robot Gilliman ebbe accesso a tutto il sapere della popolazione di McRage, degli alti ufficiali che servivano nei suoi eserciti, di tutta la strategia militare, e ben presto emerse come leader indiscusso e superbo stratega e studioso, riuscendo a pacificare popolazioni o insurrezioni che avrebbero richiesto uno sforzo armato molto più elevato. Ovviamente anche la società idilliaca di Ultramar aveva in sé il proprio serpente, in quanto Gallan, invidioso del potere di Conor e del consenso che questi riusciva ad avere all'interno della popolazione, sobillò le popolazioni dell'Illyrium, la regione più selvaggia di McRage, per attaccare gli stabilimenti urbani e civilizzati, aumentando così il disordine. Infatti Gallan tramava da molto tempo, insieme ad una parte dell'aristocrazia che malvedeva le concessioni di Conor alla popolazione e la sua volontà di instaurare un regime più accondiscendente per i bisogni dei più deboli, vedeva di malocchio queste iniziative che da un lato minavano il proprio potere e i propri privilegi e dall'altro gli facevano perdere consenso all'interno del delicato gioco di potere dei due reggenti. Ben sapendo che non poteva porre in atto il suo piano fin quando Robot Gilliman fosse rimasto nella capitale, foraggiò i briganti dell'Illyrium affinché distraessero il giovane Robot Gilliman, il quale venne inviato in una campagna di pacificazione che si prospettava durasse per anni. Robot Gilliman, a capo delle truppe di McRage, nel giro di 2 settimane riuscì a pacificare l'intero territorio dell'Illyrium, ma non solo. Tale era la bravura e l'empatia del primarca che divenne amico fraterno del leader delle tribù dell'Illyrium, le quali spiegarono a Robot Gilliman dell'oro proveniente da Gallan e della sua volontà di spodestare Conor e di assurgere a unico leader del pianeta. La furia di Robot Gilliman fu immensa e si precipitò verso la città capitale di McRage, dove purtroppo Gallan aveva già assassinato il padre adottivo di Robot Gilliman e si era serragliato con le forze militari a lui fedeli all'interno delle caserme dei palazzi della capitale. Alla notizia che Robot Gilliman era finalmente tornato in città, le truppe si rifiutarono di combattere contro il figlio di Conor e quindi la ribellione venne ben presto sedata e Gallan fu costretto alla fuga. Non passò molto tempo prima che Robot Gilliman, inseguendo il suo avversario, riuscì a catturarlo e a riportarlo nella pubblica piazza di McRage, dove venne giustiziato con la spada appartenuta a Conor. Ovviamente, essendosi creato un ruolo di potere, la popolazione pretese che Robot Gilliman, il figlio del loro beneamato sovrano, assurgesse al ruolo di unico reggente di McRage, quindi cessando la dualità dei re guerrieri e diventando unico e incontrastato sovrano di McRage. Robot Gilliman, la storia riporta in maniera riluttante, anche se, come vedremo più avanti in questo video, esiste una storia nascosta degli Ultramarine, accettò l'incarico. E non passò molto prima che McRage riuscisse, se possibile, a diventare ancora più organizzato. Le esportazioni triplicarono, le forze armate divennero molto più compatte e coese e si iniziò a pensare di espandersi oltre i confini dei 500 mondi. Fu in quel momento che la flotta imperiale con a capo l'imperatore Eorus Lupercal giunse alle propaggini più estreme di McRage.
Alla vista di questo meraviglioso capolavoro di amministrazione e di cultura che era diventato l'impero di McCrage, l'imperatore non impiegò molto a capire che al capo di questa coalizione di umani si trovasse uno dei suoi figli perduti, e appunto fece rotta verso il pianeta centrale. A testimonianza di quanto effettivamente fosse grande il conglomerato di Ultramar, l'imperatore impiegò 5 anni standard terrestri per arrivare dal primo pianeta incontrato, Espandor, il mondo giardino, il gioiello della corona di Ultramar, fino al pianeta capitale di McRage, dove venne ricevuto da Robot Gilliman in persona, che capì immediatamente di trovarsi alla presenza del signore del genere umano e offrì all'imperatore non solo la sua spada, ma la forza e la potenza militare di McRage di Ultramar. L'imperatore mise immediatamente Robot Gilliman a comando delle forze della Grande Crociata e gli assegnò il comando della 13ª delle Legioni Astartes, centinaia di migliaia di Space Marine creati con il proprio codice genetico. Ovviamente i Warborn, che si erano distinti a seguito della Legione di Horus, rinominarono immediatamente la loro legione, adottando il blu cobalto delle armature dei guerrieri di McRage e rinominando se stessa nella legione degli Ultramarine. Quindi ai sistemi di Ultramar venne dato l'arsenale potentissimo costituito da una legione di Space Marine, che Robot Gilliman impegnò immediatamente alla conquista della galassia nel nome del genere umano. Spesso e volentieri, appunto, l'imperatore definì gli Ultramarine come i più valorosi dei suoi guerrieri, e non è dato sapere se questa cosa infastidì o meno Horus, che rimase sempre convinto di essere il primo e il figlio prediletto dell'imperatore. Fatto sta che i resoconti imperiali riportano che, come numero di pianeti conquistati e di mondi riportati in seno all'Imperium, la legione di Robot Gilliman arrivò seconda solo alla legione dello stesso Horus. Fatto sta che gli Ultramarine e i Guerrieri di Ferro, che all'epoca erano le due legioni più forti dopo i Luna Wolves, vennero messi a seguito di queste legioni occupandosi della militarizzazione e dell'imperializzazione dei mondi conquistati dalle armate in espansione. E appunto non passò molto prima che Robot Gilliman e il suo sistema organizzativo, le sue tattiche, le sue dottrine militari vennero prese ad esempio rispetto a quelle delle altre legioni consorelle. Robot Gilliman in questo arrivò ad affermare che la sua legione stava crescendo rapidamente proprio perché, a differenza delle altre legioni, lui era in grado di ottenere la vittoria impiegando o sacrificando il minor numero possibile di soldati. Esiste un'altra teoria su questo aspetto, che in realtà è molto più sinistra, in quanto noi sappiamo che l'imperatore ha epurato due dei suoi figli primarchi. Infatti le legioni di Legione Sastartes sono 20, avrebbero dovuto esserci 20 primarchi, ma la storia ne ricorda solo 18. I primarchi della seconda e dell'undicesima della Legione Sastartes sono stati cancellati dai registri imperiali e i loro nomi cancellati dalla storia dell'Imperium. Ovviamente questo non ha riguardato le loro legioni, e infatti Robot Gilliman, almeno molti pensano, abbia avuto un afflusso di guerrieri non solo dai sistemi di McRage dell'intera Ultramar, ma anche dagli effettivi della seconda e dell'undicesima legione che, debitamente lobotomizzati, entrarono a far parte dei ranghi degli Ultramarine. Fatto sta che gli Ultramarine, all'apice della Grande Crociata, erano la legione con più effettivi in assoluto. I registri imperiali contano 250.000 Space Marine effettivi degli Ultramarine, una forza enorme a cui nessuna delle altre legioni era abituata. Lo stesso Robot Gilliman non riusciva a gestire un così grande numero di Space Marine e iniziò a dividere le stesse forze al suo comando in vari capitoli più piccoli, ognuno da 10.000 guerrieri, con ruoli e tattiche ben specifiche. Con l'avanzare della Grande Crociata, molti mondi vennero riportati in seno all'imperatore, e con il grande trionfo di Ullanor, l'imperatore proclamò Horus Lupercal signore della guerra dell'Imperium e secondo solo all'imperatore. Dopodiché si ritirò sulla Terra e a pianificare non meglio identificati esperimenti. Dopo Ullanor, Horus e la sua nuova legione di figli di Horus
si imbarcarono in nuove crociate per liberare i mondi dal giogo degli alieni, fino a quando poteri oscuri e perniciosi, i quattro dei del caos, corruppero il signore della guerra, e sul mondo ferale di Davin, Horus, mortalmente ferito, rinacque a nuova vita come avatar dei poteri perniciosi. E si preparò a scatenare la più grande rivoluzione che l'Imperium avesse mai visto. Ovviamente bisognava eliminare le sacche di resistenza che potevano opporsi al piano distruttivo di Horus. E Horus in realtà aveva già un piano in mente anche per il fratello robot Gilliman. Ben sapendo che la forza combinata delle sue legioni, pur avendo ragione dell'elevatissimo numero di Space Marine, si sarebbe consumata nel tentativo e quindi non avrebbe avuto la forza di assaltare i cancelli della Sacra Terra, Horus inviò a Robot Gilliman il dispaccio che un'enorme orda di orchi, addirittura per dimensioni simili a quella sconfitta nel sistema di Ullanor, si stava ammassando vicino ai sistemi di Mecrage, e ordinò al fratello di riunirsi insieme alla legione dei predicatori sul mondo di Kalt e lanciare una missione preventiva per stroncare questa minaccia dei Pelle Verde sul nascere. Robot Gilliman obbedì all'ordine del Signore della Guerra e iniziò a radunare tutte le sue forze sul mondo, sul cantiere orbitale che era diventato Kalt. Ovviamente non poteva sapere di essere già stato tradito, ed in particolare che gli zeloti predicatori covavano un rancore ancestrale nei confronti degli Ultramarini. Infatti, se da un lato l'imperatore più volte aveva elogiato gli Ultramarini definendoli i più grandi dei suoi guerrieri, dall'altro aveva umiliato Lorgar e la sua legione sul mondo di Monarchia per essersi arrogati il diritto di venerare l'imperatore come una divinità. Ovviamente di questa dicotomia Lorgar era ben consapevole, e i suoi guerrieri non vedevano l'ora di vendicarsi della legione che più di ogni altra era stata assunta come metro di paragone di tutte le legioni Sastartes. Una volta radunate le forze degli Ultramarini e dei Predicatori su Kalt, i Predicatori all'improvviso, infrangendo i loro giuramenti di fedeltà e di fratellanza, attaccarono le forze degli Ultramarini. Il massacro di Kalt fu impressionante. I pochi sopravvissuti degli Ultramarini riuscirono a tornare a Mecrage portando con sé la notizia di questo infame tradimento. Il sole gentile che aveva illuminato Kalt nei millenni precedenti venne bombardato da scorie radioattive e arcani meccanismi dell'oscura era della tecnologia conservati dai predicatori, fino a quando l'intera superficie del pianeta venne investita da scariche radioattive provenienti dal sole morente, e i combattimenti, anche quelli che coinvolgevano gli Space Marine, sulla superficie diventarono pressoché impossibili, bloccando sul posto decine di migliaia di Space Marine che furono costretti a ritirarsi nel complesso sistema di caverne che puntellavano il pianeta. Da quel momento le forze degli Ultramarine vennero impiegate in quella che venne conosciuta come la Crociata Ombra, impiegate appunto contro i Predicatori e i Divoratori di Mondi in appoggio alla Legione di Lorgar, nella riconquista dei loro mondi, molti dei quali vennero massacrati fino all'ultimo abitante. In questo evento si inserisce il massacro di Nuceria, che vi ho raccontato nella puntata precedente, in quanto anche Angron era stato ritrovato in uno dei 500 mondi di Ultramar, e la sua vendetta nel mondo che lo aveva schiavizzato e che aveva distrutto i suoi sogni di libertà e ucciso i suoi compagni fu terribile. In quel momento Robot Gilliman affrontò il primarca della 12ª legione, ed è famosissimo il discorso che Angron fece a Robot Gilliman dicendo: sul tuo pianeta natale, Mecrage, ti chiamano il Grande, sul mio mi hanno chiamato schiavo. Non puoi venirmi a parlare di onore, di forza, che è poi il motto degli Ultramarine, forza e onore, quando tu stesso non hai provato cosa significasse combattere per la tua vita. Fatto sta che sul pianeta di Nuceria Robot Gilliman andò pericolosamente vicino ad essere eliminato da Angron, ma l'arrivo degli Ultramarini riuscì in qualche modo ad evitare la disfatta. A seguito degli eventi della Crociata Ombra, quando la creazione del Maelstrom aveva interrotto i contatti di Ultramar con l'Imperium,
si inserisce un altro episodio che non è riportato negli archivi imperiali, che anzi Robot Gilman si è assicurato che non venisse mai più menzionato e mai più narrato: la nascita dell'Imperium II. Dovete sapere che con l'inizio dell'eresia era chiaro l'obiettivo del Signore della Guerra: attaccare la Sacra Terra e uccidere l'imperatore, diventando Horus Lupercal egli stesso sovrano supremo del nuovo Imperium. Ovviamente questo non poteva essere permesso e molte delle legiones fedeli all'imperatore si ritirarono sulla Sacra Terra e la fortificarono in attesa dell'inevitabile scontro al vertice. Robot Gilliman adottò una soluzione più sottile. Una volta ripreso il controllo sui suoi mondi, quindi ristabilite le linee di comunicazione e contati morti, la legione degli Ultramarini perderà oltre il 60% dei propri effettivi con il tradimento di Kalt, quindi parliamo di oltre 120.000 Space Marine. Si ritrovò a dover decidere cosa fare: imbarcare i propri uomini nelle navi rimaste fare rotta verso la Terra nel tumulto del Maelstrom che era stato creato, o cercare di salvaguardare le ultime sacche di umanità che per loro, per gli abitanti di Ultramar, erano costituite appunto dai 500 mondi, ricreando e portando avanti in autonomia il sogno dell'imperatore. La decisione di Gilliman fu la seconda, e in quel momento Robot Gilliman ponderò di assumere il mantello di nuovo imperatore del genere umano e ripristinare il sogno dell'imperatore con base MacRage. In quel momento Lionel Johnson, primarca degli Angeli Oscuri, arrivò su MacRage impegnato nella caccia al primarca dei Signori della Notte, Korad Kurz, che anche egli arrivò a MacRage. In quel momento tra i due primarchi ci fu un alterco concluso con Lionel Johnson che minacciava di strangolare Robot Gilliman, che venne concluso dall'arrivo fortunoso di Sanguinius. Infatti il primarca della Nona Legione, di ritorno dal pianeta trappola di Sinus Prime, arrivò su MacRage. In quel momento tre dei figli dell'imperatore, oltre all'abitatore della notte, si trovarono tutti nello stesso posto e insieme diedero vita a questo punto effettivamente al nuovo governo imperiale, con a capo non Robot Gilliman come aveva inizialmente pensato il primarca degli Ultramarine, ma Sanguinius, il più degno agli occhi dei fratelli di assumere il mantello dell'imperatore, e tra l'altro quello che meno voleva questa carica, in quanto Sanguinius, e poi la storia gli darà ragione, sentiva che l'imperatore era ancora vivo e che bisognava raggiungere la Terra per combattere al suo fianco. Fatto sta che Robot Gilliman diede inizio ad una nuova struttura imperiale, si autoproclamò se stesso Lord Cancelliere, proclamò Lionel Johnson Lord Protettore del nuovo Imperium e nominò pubblicamente Sanguinius nuovo imperatore. I pianeti di MacRage riconobbero immediatamente l'autorità del nuovo leader, e il più grande atto di tradimento dopo l'eresia di Horus, in realtà la più grande secessione di pianeti dal sistema imperiale, è appunto quella di questo Imperium II, che è nato ed è morto nello spazio di alcuni anni, fino a quando Sanguinius, a causa appunto delle rivelazioni dell'abitatore della notte, ebbe la conoscenza che l'imperatore era ancora vivo e che quindi bisognasse andare verso la Sacra Terra, e né Lionel Johnson né Robot Gilliman ebbero la forza di impedirglielo. Imbarcatosi con tutta la sua flotta facendo rotta verso la Sacra Terra, gli Ultramarine si imbatterono sul mondo demoniaco di Davin. E lì, sul mondo demoniaco di Davin, Sanguinius, Robot Gilliman e Lionel Johnson riuscirono a distruggere un enorme nexus demoniaco che bloccava il passaggio verso la Terra, consentendo a Sanguinius e agli Angeli Sanguinari di fare rotta verso il cuore del pianeta del genere umano e combattere contro le forze del Signore della Guerra. Alla fine dell'eresia, sappiamo benissimo che l'imperatore e Sanguinius affrontarono Horus sul ponte della Vengeful Spirit, la nave ammiraglia del Signore della Guerra, e che l'imperatore, mortalmente ferito, venne tumulato all'interno dell'arcano meccanismo del Trono d'Oro. Le legioni ridotte all'osso ebbero però
a che fare con un Imperium dilaniato e in preda all'anarchia. Fu solo a questo punto che Robot Gilliman e la sua legione, che benché dimezzata contava comunque oltre 100.000 effettivi, arrivarono sulla Sacra Terra e si occuparono di ristabilire l'ordine sul mondo natale del genere umano e su quelli immediatamente circostanti. Sedarono le ribellioni su Marte, riacquisirono il controllo dei sistemi interni al sistema solare e si prepararono a respingere le forze del caos che comunque assediavano la galassia. Per i 5 anni successivi, Robot Gilliman e gli Ultramarine costituirono circa il 90% delle forze imperiali impegnate in battaglia. Alla fine, col Senato imperiale saldo al potere, la popolazione della Terra pretese che Robot Gilliman, da Lord Protettore dell'Imperium, divenisse di fatto il nuovo imperatore. Proprio la popolazione che Robot Gilliman aveva contribuito a salvare e che gli Ultramarine a gran voce chiedevano che il loro primarca fosse nominato e riconosciuto nuovo imperatore. Un po' come era accaduto a MacRage molti molti anni prima. Se iniziate a notare qualche similitudine, state andando nella direzione giusta. Robot Gilliman non voleva accettare questo ruolo, ma si preparò comunque a prendere il mantello dell'imperatore, se non che Rogal Dorn, primarca dei Magli Imperiali, e Korax, gli altri della confraternita dei primarchi leali all'imperatore, obiettarono. Esisteva un senato imperiale che parlava con la voce dell'imperatore, l'imperatore attraverso i suoi custodi era ancora in grado di far sentire la propria voce, quindi non ci sarebbe stato un altro imperatore. E ovviamente quell'imperatore non sarebbe certamente stato Robot Gilliman. Anzi, Robot Gilliman, nell'assumere il ruolo di Lord Protettore, aveva introdotto nel sistema combattivo imperiale quello che è il suo più grande capolavoro, il Codex Astartes. Infatti, tutta la sapienza teorica e pratica degli Ultramarine nei loro scenari di battaglia, anche quelli dell'eresia, erano stati raccolti in un enorme tomo sulla base del quale Robot Gilliman gettò le basi della futura fondazione di Space Marine. Il primarca degli Ultramarini infatti dichiarò che nessun uomo, nessun mortale, neanche un primarca doveva avere al suo comando una forza distruttiva dal potere illimitato costituita da una legione di 100.000 Space Marine. Pertanto decise di dividere tutte le legioni in forze combattive più piccole, da 1.000 guerrieri ciascuno, i cosiddetti capitoli. L'idea del capitolo, che lui aveva applicato in prima persona, ovviamente ridimensionata, venne utilizzata come stampino sulla base del quale si sarebbero create le successive fondazioni di Space Marine. Un gruppo elitario avrebbe avuto il permesso di conservare i titoli, la storia, l'araldica e le armature della legione di provenienza, e tutti gli altri si sarebbero dovuti dividere. Ovviamente questa introduzione, che di fatto divideva ancora di più le forze che non erano Ultramarine, mentre gli Ultramarine che fino a poco tempo prima erano comunque Ultramarine, anche se avessero cambiato nome in Consoli Bianchi o in Nova Marine o in qualsiasi altro nome che avrebbero scelto, sarebbero rimasti sempre comunque sotto la volontà del loro primarca, di fatto Ultramarine. Rogal Dorn in particolare parlò aspramente contro l'introduzione del Codex Astartes, fino a quando l'Imperium non sembrò arrivare su una nuova guerra civile, stavolta tra Ultramarini e Magli Imperiali. Cosa che effettivamente avvenne quando un incrociatore dei Magli Imperiali venne cannoneggiato dalle navi della Marina Imperiale. A questo punto Rogal Dorn, con grande senso di responsabilità, fece un passo indietro e acconsentì a dividere in due le sue forze, anche se in stile tipicamente da Maglio Imperiale, Templari Neri rappresentano una forza con un numero di effettivi equiparabile a quello di una legione. Con l'introduzione del Codex Astartes, appunto l'accettazione da parte delle altre strutture imperiali, Robot Gilliman si dedicò a liberare la galassia dalla presenza delle legioni traditrici, impegnandosi in prima persona nella repressione delle ultime sacche di resistenza che non erano ancora fuggite all'interno. In particolare, Robot Gilliman affrontò e sconfisse, almeno questo è quello che raccontano i cronisti degli Ultramarine, il primarca della 20ª legione Alpharius. È riportato infatti che in uno scontro con i legionari Alpha, Robot Gilliman, al comando dei veterani degli Ultramarine,
venne attaccato niente meno che dal primarca della ventesima legione, e che nello scontro che ne seguì, Robot Gilliman riuscì a uccidere il leader della legione sorella. Tuttavia, secondo quanto emerge dallo studio delle tattiche della legione Alpha, di cui vi parlerò in un altro video, è improbabile che gli Ultramarine abbiano di fatto eliminato Alpharius, in quanto non venne rilevata alcuna delle conseguenze che di solito avviene alla morte di un primarca. E si pensa infatti che Robot Gilliman abbia ucciso nient'altro che un capitano della legione. Fatto sta invece che Robot Gilliman, nell'ultima delle sue campagne, affrontò i figli dell'imperatore e il loro demoniaco primarca Fulgrim. Già in condizioni normali Fulgrim era uno spadaccino nettamente superiore rispetto a Gilliman, aveva già dato prova di sé decapitando Ferrus Manus, e anche nello scontro con Robot Gilliman Fulgrim ebbe la meglio e nella sua nuova forma demoniaca trafisse il collo del primarca con una lama demoniaca intrisa di un veleno impossibile da curare. Gli Ultramarine riportarono il corpo del loro primarca morente su MacRage e, disperati, lo misero in una capsula di stasi, all'interno della quale il tempo non passa, riponendolo nel Sancta Sanctorum all'interno del Tempio della Correzione su MacRage, nel posto esatto in cui il giovane primarca Robot Gilliman era stato ritrovato. La storia di Robot Gilliman all'interno dell'eresia di Horus cessa in questo momento, ma non è finita qui. Robot Gilliman infatti tornerà a far parlare di sé nella tetra e turbolenta era del 41esimo millennio. Tuttavia occorreva nominare un successore del primarca degli Ultramarine, in quanto, benché non effettivamente morto e rinchiuso in uno spazio temporale privo appunto di tempo, dello scorrere del tempo, doveva esserci un maestro capitolare del capitolo. I quattro tetrarchi dove era diviso l'impero di Ultramar si riunirono ed elessero il primo maestro capitolare. La storia degli Ultramarine ne conta addirittura 77, l'ultimo dei quali è stato Marneus Khalgar, a dimostrazione della forza e dell'impegno degli Ultramarine nella difesa dei domini dell'imperatore. Con la dipartita di Robot Gilliman, quello che rimase è stato appunto il lascito del Codex Astartes, adottato a maggioranza quasi universale, con pochissime eccezioni, appunto i Templari Neri che dicevo prima, i Lupi Siderali, la cerchia interna degli Angeli Oscuri. Con queste rarissime eccezioni, la dottrina di Robot Gilliman venne assorbita quasi per intero da tutte le strutture imperiali. In che cosa consiste a questo punto il Codex Astartes? Il Codex Astartes, appunto l'opera omnia di Robot Gilliman, sancì un primo e importante principio. I capitoli successori di seconda fondazione dovevano essere composti da un massimo di 1000 guerrieri. Questo appunto per non consentire ad un solo uomo, anche ad un solo maestro capitolare, di poter portare in battaglia un potere distruttivo rappresentato da 10.000, 20.000, 100.000 Space Marine. Altra cosa, introdusse il concetto di squadra tattica, che poi si rifletterà sull'intera infrastruttura del capitolo. Infatti, durante l'eresia di Horus, le legioni avevano la loro squadra, la loro ossatura, composta da marine equipaggiati esclusivamente con il Requiem, al quale erano dati in appoggio marine equipaggiati esclusivamente con armi pesanti e marine equipaggiati esclusivamente con armi speciali, fucili plasma o fucili termici, a seconda del nemico che affrontava. Robot Gilliman unì questi elementi nel formare un'unica squadra, appunto tattica, dotata di flessibilità tale da poter svolgere un ruolo di appoggio alle altre squadre in avanzata, quindi dotandola di armi pesanti, avere uno specialista in armamenti speciali all'interno della stessa squadra. Questa divisione tattica si rivelò estremamente flessibile e venne accolta di buon grado dai capitoli cosiddetti successori,
Altra novità importante, la conformazione stessa del capitolo. Mentre infatti i vecchi reggimenti delle legioni Sastartes erano composti senza una visione d'insieme, le varie compagnie dentro le quali si divideva un capitolo erano composte in compagnie dette combattenti dalla seconda alla numero 5, composte esclusivamente da 6 squadre di tattiche, 2 squadre di assaltatori e 2 squadre di supporto pesante, oltre appunto alla squadra comando, comunque gli ufficiali e i tenenti del capitolo. Le compagnie dalla 6 alla 7 invece sono composte esclusivamente da 10 compagnie tattiche che assumono il ruolo di riserva durante i combattimenti che prevedono l'impiego di più compagnie, che quindi servono a riempire e a sostituire le perdite subite dalle compagnie cosiddette operative. La settima compagnia invece è composta esclusivamente da specialisti di corpo a corpo, quindi 10 compagnie, 100 Space Marine, esclusivamente addestrati nelle tecniche d'assalto. La nona compagnia, allo stesso modo, è composta esclusivamente da guerrieri esperti nelle tecniche di supporto a lunga distanza, quindi le cosiddette compagnie di devastatori. L'ultima, invece, a differenza dell'organizzazione precedente, è la compagnia cosiddetta esploratrice, ossia in quella compagnia dove vengono introdotti i confratelli che non hanno ancora completato l'addestramento per diventare Space Marine veri e propri e che quindi servono il capitolo con azioni di guerriglia piuttosto che con azioni di disturbo all'avanzata delle forze imperiali. E in questo modo la decima compagnia è quella che è preposta alla prosecuzione della storia del capitolo, inserendo le reclute che diventeranno poi i futuri Space Marine. Ho mancato di raccontarvi la prima compagnia. La prima compagnia di ogni capitolo invece è differente, è la compagnia che ha accesso a tutti, nella quale vengono inseriti tutti i veterani del capitolo. È l'unica alla quale ha accesso alle riverite armature tattiche corazzate o armatura Terminator, che dir si voglia. Negli Ultramarine, che ovviamente avendo una lunghissima storia, posseggono molte armature tattiche corazzate, sono in grado di schierare interi reparti, intere squadre di veterani equipaggiati con questo tipo di armatura. E per tradizione gli elementi della prima compagnia degli Ultramarine portano gli elmetti bianchi. Unica curiosa novità che appunto gli Ultramarine nella storia recente hanno introdotto bypassando le stesse strutture organizzative del Codex Astartes sono i veterani della Guerra Tiranide, un'organizzazione fortemente voluta dal cappellano Hortan Cassius, preposta esclusivamente all'attacco, all'eliminazione e alla distruzione delle forze tiranidi che invadono il sistema. Altro particolare curioso che possiamo raccontare sulla storia della legione degli Ultramarine è costituito appunto sulla battaglia di Sota. Sota è uno dei mondi di Ultramar, è uno dei mondi che facevano parte della grande coalizione che rimane tuttora. L'intero sistema di Ultramar è di fatto sottoposto al potere del Lord MacRage, del reggente, del maestro capitolare degli Ultramarine, che quindi ha a sua disposizione ben 500 mondi produttivi e carichi di risorse, truppe e organizzazioni che gli danno un potere economico, militare e finanche politico enorme. Sota in questo mondo venne scoperto agli albori dell'eresia di Horus un simulacro di un'era precedente l'avvento della razza umana che consentiva spostamenti immediati da un punto all'altro della galassia. Non si sa cosa facesse attivare o che funzione avesse questo faro che è stato trovato su Sota, ma effettivamente con la perdita dell'Astronomicon, il grande faro psionico proiettato dalla Sacra Terra, questo faro diventò un importante sostituto fino alla sua distruzione.
È curioso perché è un evento che è fuori dalla storia imperiale, lo sappiamo noi, lo sappiamo noi che ve lo raccontiamo. La distruzione e il potere immenso che venne rilasciato da questo arcano congegno brillò all'interno della galassia e anche fuori dalla galassia. In questo puntino di infinita energia venne notato da un essere senziente che dormiva al di là dei confini della galassia. Questo essere si scosse dal suo letargo, miliardi di miliardi di occhi si voltarono verso la direzione dalla quale proveniva questa luce e un'immensa creatura iniziò a dirigersi verso questa nuova fonte di cibo. Se avete unito i puntini ve lo confermo. Gli Ultramarine su Sota, con la distruzione di questo faro di energia, hanno attirato 10.000 anni prima del loro arrivo la razza tiranide da una galassia all'altra all'interno dell'universo di Warhammer 40.000. Di questa storia non vi sono testimoni, così come la storia dell'Imperium Secundus, anche questo dettaglio è stato occultato dalle nebbie del tempo. Ovviamente io vi ho parlato di una storia, questa è la storia normale, che vede gli ultramarini prodi difensori del genere umano, anzi, con gli eventi della nuova espansione di Warhammer 40.000 abbiamo visto il ritorno del Lord Protettore dell'Imperium, Rowoth Gilliman, guarito dalle sue mortali ferite, e attraverso gli arcani meccanismi di Belisarius Kol, attraverso il potere grezzo del dio della morte degli Eldar, il primarca degli Ultramarini è tornato a nuova vita e nuovamente si è prodigato per la ristrutturazione dell'Imperium dell'uomo. Anzi, adesso formalmente Rowoth Gilliman impugna in battaglia la spada che fu dell'imperatore, legittimando ancora di più il suo potere all'interno dell'Imperium. Io però vi ho parlato e vi ho raccontato, se siete arrivati fino a questo punto di questo video, di una storia segreta degli Ultramarine, di un passato benché glorioso ammantato da un certo senso di tradimento che poi di fatto hanno concretizzato. Infatti, come vi dicevo, l'Imperium Secundus ha rappresentato la più grande secessione di una parte dell'impero, ben 500 mondi, sul milione di mondi che l'Imperium e Warhammer 40.000 ritiene di possedere, da parte di un singolo primarca. Ora, noi sappiamo che l'imperatore aveva pianificato, o meglio, preparato la strada ad una possibile ribellione da parte delle legioni Sastartes. I motivi sono molto molto più cupi e ve li racconterò in un altro episodio. Ma l'imperatore aveva piano piano nutrito le ambizioni dei suoi figli, mettendoli un po' l'uno contro l'altro, mettendoli in competizione, fino a quando scelse di elevare Horus come primus inter pares nella confraternita dei primarchi. Tuttavia, gli altri primarchi non erano all'oscuro di un possibile tradimento da parte di qualcuno di loro. E, se dobbiamo dare credito alle parole di Lionel Johnson, tutti i primarchi si aspettavano che prima o poi Rowoth Gilliman, con a capo un'infrastruttura che poteva rivaleggiare con quella dell'Imperium, si sarebbe autoproclamato imperatore reggente e avrebbe scatenato lui l'eresia di Horus. Poi l'eresia del figlio prediletto, che era amato da tutti gli altri fratelli, colse tutti di sorpresa, e non sappiamo come Horus o Rowoth Gilliman abbiano reagito alla notizia del tradimento da parte di Horus per Gilliman, o a questa idea di un primarca degli Ultramarine che per primo avrebbe stato la bandiera della ribellione. Questo solo l'imperatore sul trono d'oro lo può sapere. Fatto sta che l'Imperium Secundus, ormai solo Rowoth Gilliman lo può ricordare, in quanto nessuno è sopravvissuto dai tempi dell'eresia di Horus per poterlo ricordare, e dubito che Bjorn sia in grado di ricordare questa cosa non avendola vissuta. E quindi è un segreto che solo il primarca della tredicesima legione conosce e potrebbe raccontare, ma dubito, col suo nuovo potere consolidato, che lo farà. Altra piccola curiosità, dove chiudo questo video, appartiene all'origine degli elmetti rossi degli Ultramarine.
Se voi avete visto i modelli di ultramarini, vi sarete resi conto che i sergenti e comunque gli ufficiali di grado più elevato portano un elmetto distintivo rosso. Questo elmetto in realtà è nato all'interno della battaglia di Kalt, quando Robot Gilliman in persona censurò uno dei sergenti delle sue squadre, Aeonid Tyle, perché nelle sue osservazioni tattiche, che poi avrebbero contribuito a formare il Codex Astartes, per primo iniziò ad applicare, sperimentare delle tattiche da applicare contro un altro Space Marine. Robot Gilliman ha questa idea di eresia, che aveva precorso ma di pochi mesi gli eventi poi dell'eresia, si infuriò tantissimo e censurò il suo sergente ordinandogli di dipingere il suo elmetto di rosso come simbolo di vergogna. Quando poi la battaglia di Kalt si rivelò in tutta la sua furia e Aeonid Tyle e i suoi veterani riuscirono a tener testa ai predicatori in quanto le loro tattiche erano studiate per contrastare specificatamente uno Space Marine, Robot Gilliman, ricevendo con tutti gli onori questo sergente, gli disse che poteva togliere il rosso dal suo elmetto, quindi lavare via il disonore, ma Aeonid Tyle gli disse che lui portava questo rosso che gli aveva dato il Primarca come un simbolo di onore. E da allora nel Codex Astartes viene sancito che tutti i sergenti debbano indossare questo elmetto rosso come ricordo del valore di uno Space Marine che, benché contravvenne gli stessi ordini del suo Primarca, salvò di fatto la vita a moltissimi dei suoi confratelli. Chiudo con l'ultima nota di colore che riguarda il sistema di MacRage. Il sistema di MacRage è oggi, come vi dicevo prima, governato da Lord Marneus Khalgar, che è rimasto formalmente, nonostante sottoposto agli ordini di Robot Gilliman, Lord MacRage, reggente dei 500 mondi. Ovviamente nelle strutture, nelle infrastrutture imperiali non è noto la possibilità che un maestro capitolare che era stato investito della reggenza di così tanti mondi potesse diventare un pericolo per l'Imperium. È nota infatti la storia di Lufuron, degli artigli astrali e della rivolta di Badab che ha costituito un enorme problema per l'Imperium, e quindi nel sistema di MacRage in piena vista c'è un pianeta dei 500 mondi adibito formalmente a Fortezza dell'Inquisizione, dove una compagnia di cavalieri grigi e diversi inquisitori sono sempre sul chi vive in attesa di eventuali segni di infedeltà da parte del reggente di Ultramar. Ovviamente non si è mai verificato, gli Ultramarine hanno una storia immacolata di successi e di gesta contro tutti i nemici del genere umano, dai demoni di Khorne fino alle invasioni tirannidi della flotta alveare Leviathan, però è importante sottolineare come l'Imperium, anche nei confronti dei suoi più grandi campioni, abbia sempre quell'occhietto vigile in vista di future ribellioni che erano state appunto preannunciate. Fatto sta che adesso la Legione degli Ultramarine rappresenta il baluardo più grande contro gli orrori che assediano la galassia e la più grande speranza per la prosecuzione del genere umano, così come era voluto dall'imperatore stesso, portato avanti dal figlio Robot Gilliman. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Se volete qualche altra curiosità sulla storia degli Ultramarine, fatemelo sapere. Mi raccomando, non dimenticate di attivare la campanella per essere sempre aggiornati sulle novità del nostro canale e di iscrivervi alle nostre pagine di Facebook e di Instagram. Nella prossima puntata ci concentreremo sulla 14ª delle Legiones Astartes, ossia racconteremo la tragica storia della Guardia della Morte e del loro Primarca Mortarion. Grazie a tutti per averci seguito e alla prossima puntata! Don 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 don